Ciao a tutti i taretti e benvenuti in questo 25esimo episodio della serie agricola qua su Farming Simulator 2017 sulla mappa, come sempre, a Lossy Country. E come vedete siamo qua con il nostro Deutz, che ultimamente lo stiamo usando parecchio, ma dietro c'è una signora botte. La botte è quella della Cotte Universal, da solo 50.000 litri. Allora, facciamo un po' una manovra. Ecco, questo qui è il punto di... come si dice? Di ricarica. Punto ogni... idrante, potete ricaricare la vostra, cioè l'acqua, però nei fiumi mi pare di no. Tra l'altro nei fiumi, volendo, ci potete andare anche in mezzo. Comunque proprio qua, cioè io sto andando allo shop, ma c'era proprio questo punto qua molto vicino, ho detto perché andare allo shop se ce l'ho qua vicino. Palle di paglia, non abbiamo palle di paglia purtroppo. Comunque, come vedete, anche sono calati un po' i soldi, perché vabbè, abbiamo speso sui 10.000 per l'acqua. E in più ho finito, vabbè, il campo 9, è seminato tutto a mais, quindi più avanti andremo a trinciarlo quando crescerà. Però dopo, tra l'altro, andremo anche a comprarci o a noleggiare uno spandi fertilizzante, ecco. Allora, vediamo se scarica. Si sta scaricando, dovrebbe prenderne 10.000 litri. Comunque, spandi fertilizzante, e in più andremo anche a, vabbè, fertilizzare il campo 9, perché appunto la seminatrice la scorsa volta non fertilizza, e in più dovremo, anzi tra poco, tra pochissimi secondi, andremo a comprarci un nuovo mezzo, che vabbè, perché ha visto l'immagine copertina o il titolo avrà già capito di che si tratterà, quindi credo tutti. Scarichiamo anche quest'acqua qua e spegniamo il nostro trattore. Volendo posso, no, non posso sganciarlo. Volevo far vedere che ne abbiamo un po' di bancali, quindi oggi andiamo a vetri. Ne abbiamo 2, 4, 5 e 5 anche di là. Andiamo giusto un po' avanti il tempo, così che inizia... anzi no, scherzo, lasciamo così. Come vedete hanno, ecco, empty box pallet 11%, pallet 4%. Sì, dovrei fare un'altra scorta, però dai, devo dire che stanno procedendo bene. Il compost ancora ne hanno, quindi va benissimo. Allora, già che è a posto, direi che vabbè, andiamo allo shop, perché oggi andiamo a acquistarci la pinza telescopica, un telescopico, che si tratta del Class Scorpion 7055. Avevo in mente, appunto, come ho detto nello scorso episodio, di andare a acquistare le vacche, ma direi di aspettare ancora un po'. Prima faremo un trinciato, poi le vacche arriveranno. E ce lo compriamo. Ah, le tre le possiamo prendere, le usate. TH4000, ah ok, nuove usate, T404, SK800, ma io andrei sulle Michelin, sì, non è che, cioè, costano di più, però fa nulla. E già che ci siamo, ci prendiamo la forca, anche se ce l'ho già, però mi serve, esatto, per la pinza telescopica. Perfetto. Ah, e in più, giusto, perché questi bancali non si portano in giro da soli. Già che ci siamo, al posto di comprarmelo, vediamo un po' cos'ho tra qua, in tecnologia per balle dovrebbe essere, ecco, abbiamo questo, ma questo qui è pieno di balloni, quindi io mi prendo questo, che è è il classico. Sapete cosa faccio? Noleggio o lo compro? Dai, noleggiamo, non voglio spendere troppi soldi, tanto non lo useremo più di un'ora. Ok, belle queste Michelin. Sì, volevo proprio queste, non sapevo quali fossero, e le ho azzeccate. Tac, collegate le forche. Ok, aspettate, cos'è che ha? Attivo caricamento automatico, no, le solite cose, va bene, fa nulla. Tra l'altro non l'ho mai provato. Ok, forse è un po' troppo alto il gancio, però si può abbassare. No. Ah, i tasti invertiti forse. No, no, è giusto. Giustissimo. Vediamo gli interni. Bello il joystick animato anche con utilizzando il gamepad. Ci sta come mezzo, eh. Quindi adesso ci dirigiamo subitissimo alle serre. Poi devo capire un po' dove si vendono, ma penso che si vendano lì nelle zona vacche. Quindi neanche troppo lontano. Ci sta qualcosa. Ah, ecco, come sta dicendo, stanno calando parecchi soldi.
Vabbè, adesso ho comprato il mezzo, comunque sono diminuiti parecchio perché ho al campo 31 e il 30 il New Holland e anche il John Deere a seminare con il Courseplay. E gli ho dato la modalità, ecco, quando li faccio seminare con il Courseplay per non stare sempre lì a ricaricarli, gli do la modalità quella di, come si chiama? Comprare, ecco, il fertilizzante e le sementi, quindi è logico che adesso stanno facendo manovra perché non stanno, cioè non stanno diminuendo i soldi. Comunque, quando inizierà a seminare sia uno che l'altro, vedrete che i soldi scenderanno in una maniera molto consistente. Cioè, è una cosa veramente assurda. Comunque, più avanti faremo un episodio in cui andremo con i sacconi e tutto quanto a riempire le seminatrici. Adesso direi che mi dirigo subito alle serre, ci rientra poco. In teoria non dovremmo essere troppo lontano dalle serre. Eccole, sì, sono proprio qua. Quindi adesso direi che iniziamo a usare il nostro telescopio. Tra l'altro, ecco, volevo chiedervi una cosa: se avete, dato che l'officina mobile esiste, cioè, non mobile, l'officina normale esiste. No, volevo sganciare dietro. Attiviamo con la V, ok. Perfetto, no, comunque stavo dicendo, l'officina, quella posizionabile esiste, però non so se esiste quella mobile. Se esiste una possibile officina mobile, mi piacerebbe proprio utilizzarla perché qua, se voglio, ad esempio, adesso io voglio aggiungere gli pneumatici larghi al nostro Deutz, però cioè, dobbiamo andare fino allo shop e è piuttosto lunga come strada, quindi se c'è magari un mezzo trasporto che ce lo permette di fare sarebbe veramente una gran bella cosa. Sinceramente ultimamente tra i modi non sto girando tanto, se caso se non, cioè se mi fate sapere ne sono molto grato, ma comunque proverò a cercare se c'è qualche mezzo perché c'è un mezzo veloce, qualcosa del genere, perché veramente dovrei fare un sacco di strada, appunto gli pneumatici al nostro Deutz. Facciamo un giro da questa. Spero non sentiate tutti i tac tac del joystick. Però mi sa tanto di sì. Quindi scusate ancora. Occhio che qua. Ok, andiamo un pelino indietro. Perfetto. No, no. No, lo disattivo caricamento automatico. Perfetto. Lo piazzo già che ci sono qua. Ok. Ah, aspettate un attimo, già che ci sono, io li metto alle cinghie questo. Ok, sì, volendo io posso anche spostarli a mano, però non mi sembra molto realistica come cosa. Comunque, stiamo per fare tanti soldi, credo, con questa vendita, perché veramente sono parecchie. Cioè, adesso non vorrei dire una cavolata, però almeno una, vedo che sarà a 1000 litri, circa. Allora, andiamo a collegarla nuovamente, perfetto. Non so perché è successo così, boh, perché ha visto l'altra e magari pensa che ce ne sia un altro carico così sporgente, non ho idea. Comunque fatemelo spostare 2 secondi, che veramente non postaccio. Se faccio così, no, resta così, va bene. Ok, sganciato. Ah, mi ha legato pure questo, va bene. Contento lui, contenti tutti. Ok, pensavo cadesse anche quello. No, dovrebbero starci tutte le casse. Cioè i bancali, scusa, i pallet. Vediamo un po'. Tra l'altro, sì, per il viaggio usiamo il Deutz. Tra l'altro, poi col Deutz dobbiamo andare allo shop, consegnare questo carretto. Blocchiamo un attimo, tac. Consegnare il carretto, sì, il carretto e appunto comprarci il nostro spandiconcime, che non so se lo vedrete in azione, però è probabile. Cioè magari lo noleggerò anche, non lo so. Trovare un modo per fertilizzare il campo 9, fidatevi. Forse era meglio usare le classiche seminatrici, quelle che fertilizzano allo stesso tempo. Solo che non volevo spendere tutto il fertilizzante lì, ma lo spenderò, cioè spenderemo i soldi per il fertilizzante in un'altra maniera.
altri due qua. Gli ultimi due, volendo potrei aspettare anche questi quattro cassette, però non ho tempo. Piazziamo su tutto così, anzi qua li, dai, li carichiamo un po' così. Tac. E l'ultimo pallet. Sì, poi dovrei rifornire, cioè mi rifornirò io. Comunque pensavo, ecco, prossima volta, cioè penso prossima volta faremo trinciato, che dovrebbe essere settimana prossima, tipo lunedì o martedì. Occhio. Tac. Adesso mi piazzo qua fermo e lo lascio qua. Tanto mi prendo il Deutz. Lo accendiamo, sganciamo dietro. No, comunque lo dirvi, faremo trinciato e ci compreremo la trincia, che sarà una class. Dal sondaggio è uscito che volete una class come trincia. Ok, caricato tutto. E altra cosa, mi comprerò un trattore nuovo e un rimorchio, perché se cioè, i trasporti serviranno nuovi mezzi. E ho già in mente chi comprare, cioè almeno un'idea. O Fendt o John Deere. Voi non preoccupatevi che ne prenderemo quello giusto. Allora, dove dobbiamo andare? Vediamo un po' dove si vendono per sicurezza. Poi ritorniamo a parlare. Supermarket. Supermarket. Ah, allo shop, perfetto. Non potevo andarci meglio. Comunque in questo tragitto vi parlo un attimo, almeno all'inizio del tragitto. O Fendt o John Deere, ho già in mente, vi dico una piccola cosa. Probabilmente sarà o la serie 900, quella di Ago. Se vi ricordate, ho aggiunto tra le mod il Fendt 936, quello di Giucca, ma dato che è uscito quello di Ago, useremo quello di Ago se caso. Oppure il John Deere, che adesso John Deere sto vedendo se prendere il 7R o l'8R. Il 7R se caso sarà sempre di Ago, l'8R potrebbe essere quello di Agro SketchUp, boh, non mi ricordo, dovrebbe essere lui comunque, che anche quello c'è, cioè, a tanti cavalli, anche se lo comprerei più che altro per la coltivazione dei campi più che per i trasporti. Vabbè, poi il carro ho già in mente io cosa prendermi, dato che è insilato ci sta bene il Visini, ecco. Però mi sa che mi prenderò un altro quattr'assi, non vi dico ancora nulla di che rimorchio si tratterà, però magari avete già capito. Comunque, farvi il sondaggio non saprei, eh. Questo video uscirà, vabbè, uscirà giovedì, quindi sì, vi farò il sondaggio se caso riguardante che mezzo compreremo. Sì, vi farò uscire, perché devo ancora vedere. Vi faccio uscire questo video giovedì. Venerdì Poland Farm e ecco sabato vi porto la, come si chiama? C'è un video su Pure Farming al posto di oggi, ecco. Così che ho tempo per registrarmi i prossimi episodi e vedrò i commenti, e altra cosa, vedrò i risultati del sondaggio. Che supermarket. Sì, ero convinto fosse lì attaccato verso le vacche, invece no, dobbiamo andare da questa parte. Comunque non c'è nessun problema, eh. Allora, come soldi siamo a 181.000 euro, cioè 1.181.000 euro. Dovremmo restare lì fissi per capire un po' quanto guadagniamo da... Quanti sono? 1, 2, 4, 5 e altri 5. 5 di lattuga e 5 di non so più che cosa. 5 di cavoli e 5 di lattuga dovrebbe essere. No, scherzo, la lattuga no. 5 di cavoli, occhio qua che ci dà la multa. Possiamo andare a 50, non di più. Ecco, ovviamente io quando arrivo qua mi fisso con la multa e sbaglio strada. Dobbiamo girare a destra. Giriamo a destra, che è... ok, sì. Sì, guardando il tavolo alla velocità mi confondo sempre, anche scorsa volta. Speriamo di far soldi. 181.500. Ovviamente c'è davanti un milione, ma quello non ce lo porta via nessuno. Vediamo un po'. 181.000. Ah, ok, è una roba così. Va bene. Un 2.000 a bancale, credo. Anzi, no, anche di più. Vabbè, nel mentre io allora... Vabbè, aspettiamo. Aspettiamo un attimo. Ah, penso che 181.000 arriveremo a 200.000, eh. Ok ragazzi, praticamente, vabbè, c'era intanto il Nuolan che ha finito, ma qui siamo andati molto oltre, abbiamo fatto. Allora, 20.000 prima e 40.000 euro circa, anzi, anche di più,
con la vendita soltanto cioè, di questi bancali. E devo dire che i soldi spesi nella fabbricazione dei bancaletti, delle cassette, ne valgono la pena, eh. Cioè, più di 40.000 euro di profitto per soltanto questi. Tra l'altro mi sono dimenticato di fare una screen. 43, ecco, ce l'ho anche detto, 43.000. Fatemi togliere questa cosa che mi fa impazzire. Tra l'altro era, ecco, no, abbiamo venduto questi due. Questo qui valeva molto di più. Comunque, dai, ci sta come cosa. Ha finito anche il John Deere, quindi ottimo. Vabbè, il John Deere non andrò poi off camera a sistemarlo. Ecco, sto coso qui veramente ci dà un sacco di problemi. Non mi fa più vedere dove è lo shop e tutto quanto. Allora, lo shop è qua a sinistra, dove c'è il logo John Deere. John Deere? Sì, mi diverto sempre quando dico John Deere. Comunque, allora, questo lo prendiamo, lo piazziamo qua. Sganciamo tutto. E allora, prima cosa, lo andiamo a vendere, cioè lo restituiamo, inviamo. Seconda cosa, ci andiamo a configurare questo mezzo. Spero che non mi configuri il pezzo, che okay, mettiamo cingolata, no, doppie ruote posteriori, no, doppie ruote, no, pneumatici larghi. Vediamo poi se posso cambiare qualcosa. No, lasciamo il warrior. Ok, qua cos'è? Warrior silver, ma no, non voglio spendere tutti i soldi. Lasciamo questo. Forse il span di fertilizzante non lo andremo a utilizzare oggi. Sì, le ruote si capisce che sono veramente molto più grosse, lo fa anche molto più cattivo. Comunque ci è restato ancora selezionato, vabbè. Ci compriamo lo span di fertilizzante. Anzi, aspettate, costa parecchio, quindi lo noleggerò se caso. Anzi, non lo so. Sapete perché comprarlo veramente sono parecchi soldi, eh. Se caso lo noleggerò. Comunque lo farò off camera quella parte, anzi lo noleggio subito, non lo compro. Noleggio o lo compro? Non lo so. Vabbè, vi lascio nel dubbio se caso farò io off camera, magari un'altra volta. Faremo qualcos'altro, altrimenti ci starebbe anche, ero tentato di noleggiarmi questa. Ci sta. Molto comoda, quanto porta? 36 metri e 6.000 litri, non lo so, veramente. Penso che il campo me lo farò da solo. Comunque ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Un video come sempre, lasciare un bel like, commentare, condividere il video, ma soprattutto iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Spero che vi sia piaciuto la configurazione che gli ho fatto a questo DOI, se caso la prossima volta ci vedremo un campo fertilizzare, altrimenti non lo so. Io vi saluto e vi ringrazio, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao a tutti i tutoretti!